Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente, benvenuti per un nuovo tutorial, quest'oggi tutto all'insegna dell'uso dei telai e dell'homekitting. Vediamo insieme come realizzare questo scaldacollo in bicolore con due lane e questa sfumatura in questo modo graduale che io trovo veramente pazzesca. Spero che il progetto vi piaccia e vi ricordo che subito dopo questo tutorial ne pubblicherò un altro dove vedremo insieme come realizzare sempre con la stessa tecnica e con lo stesso telaio il cappello, il berrettino coordinato a questo scaldacollo, quindi stessa lana, stessa sfumatura, proprio uguale per avere il completo. Non perdetevi anche quel tutorial lì se questo progetto vi è piaciuto. Quindi un bacione e buon lavoro a telaio a tutte quante. Allora, quello che ci occorre per il progetto di oggi è innanzitutto sono questi telai circolari per il home kitting. Non so se qualcuno di voi li ha già utilizzati, sa come funzionano. Comunque andremo ad utilizzare questi telai, nel particolar modo questo qui, la misura più grossa da 41 chiodi. Io ve li ho messi qua tutti e 4 perché nella confezione, se non li avete e desiderate acquistarli, li trovate tutti e 4 assortiti in queste varie misure, che possono essere utili a fare più cose, no? Ad esempio, per fare lo scaldacollo di oggi andremo ad utilizzare la misura più grande. Se volete fare i guanti abbinati andrete a usare una misura più piccola, se volete fare un berretto userete una misura di mezzo e così via. Insieme a questi telai c'è questo uncino, che non è un uncinetto ma è proprio un uncino apposta per realizzare queste cose sul telaio. E poi andremo ad utilizzare delle lane un po' grosse. Io utilizzo questa qui, la Moire Vanity, nel colore lavanda e petrolio. Vi ricordo come sempre che tutto il materiale, compreso il set del telaio, lo potete acquistare sul sito www.merceriamare.it. Qui abbiamo detto come prima cosa che prendiamo questo nostro telaio della misura più grossa, il nostro uncino, e poi vado a prendere la lana del colore più chiaro che ho scelto, il color lavanda, e andiamo a fare un cappietto di inizio in questo modo che andiamo a fissare qui davanti. Vedete che c'è questo chiodino nel telaio e io vado a fissarlo in questo modo. Dopodiché incominciamo a prendere il filo e giriamo passando dietro il chiodino in questo modo e facendo un giro completo. Poi mi sposto nel chiodino a fianco, passo da dietro e faccio un giro. Vedete che vado a fare una asolina. Adesso di nuovo un altro giro. Vedete? E proseguo in questo modo per tutti i chiodini. Una volta fatto il giro completo ed essere tornati qui all'inizio, spingiamo un po' giù le nostre asoline. Vedete, le spingiamo al fondo dei chiodini. Un po' così, in questo modo, vedete? Facciamo tutto il giro. Voilà! E adesso facciamo un secondo giro, esattamente come prima. Arrotolo ancora una volta il filo nello stesso identico modo, quindi sempre passando da dietro i chiodini. Arrotolo il filo ancora una volta per tutto, diciamo, il giro, facendo tutto un giro completo. Vedete? Così. Una volta terminato tutto anche il secondo giro, andiamo a prendere l'uncino, agganciamo la prima asola che abbiamo nel primo chiodino e la facciamo scavalcare facendola uscire. Ripetiamo lo stesso procedimento per tutte le asole di tutti i chiodini, quindi prendiamo quell'uncino, quella più in basso, e la facciamo uscire fuori. Procedo così per tutto il giro.
volta terminato questo primo giro andiamo a sganciare il nostro cappietto d'inizio. Prendiamo i due fili assieme in questo modo e incominciamo di nuovo a rotolare il filo attorno a tutti i chiodini. Procedo così per tutto il giro. Una volta terminato di nuovo tutto il giro, con l'uncino, stesso lavoro di prima, andiamo a prendere la prima asola e la facciamo uscire fuori. Facciamo scavalcare il chiodino. Diciamo che questo qua che stiamo andando a fare è il punto base della lavorazione a telaio, il punto più comune, quello che si utilizza diciamo sempre. Poi esistono diversi altri tipi di punti che magari vedremo in altri progetti, e esistono ovviamente anche altri telai, soprattutto quelli rettangolari, che si usano altri tipi di punti, anche molto belli, si possono fare le sciarpe, si possono fare tante altre cose. Ci sono anche questi di diverse misure, e poi esistono i telaietti più piccoli, quelli apposta per realizzare le calze e altre cose diciamo nello specifico, ma altrimenti i più utilizzati sono sempre questi. Vedete che io sto sempre andando avanti a scavalcare in questo modo e procedo così fino al termine del giro. Arrivati di nuovo alla fine, vedete che ogni tanto vado sempre a far scendere le mie asoline. Prendo di nuovo il filo e vado ad avvolgere attorno ai miei chiodini un nuovo giro, dopodiché con l'uncino di nuovo farò scavalcare la mia seconda asola fuori dal chiodino. Ok, questo è quello che dobbiamo andare a fare per una ventina di giri. Allora, guardate, ho realizzato tutti i giri che vi avevo detto prima e questo è il risultato. Adesso dobbiamo prendere l'altro filo dell'altro colore, fare un cappietto di inizio, vedete che ce l'ho qua, e andarlo a inserire qui come prima nel diciamo punto di inizio del nostro telaio e lo stringiamo in questo modo. Dopodiché avvolgiamo il filo attorno al primo chiodino, saltiamo i successivi due, quindi questo e questo, e andiamo a rotolarlo attorno al terzo. Poi di nuovo saltiamo due chiodini e rotoliamo il filo attorno al terzo, saltiamo due chiodini e di nuovo in quello successivo, e così via per tutto il giro, saltando sempre due chiodini e avvolgendo il filo in quello successivo. Voilà, adesso prendiamo il filo, di nuovo quello con cui abbiamo lavorato prima, e avvolgiamo il filo attorno a tutti i chiodini mancanti. Quindi tutti quelli che prima abbiamo saltato, adesso andiamo a avvolgerci questo colore. E voilà. A questo punto prendiamo di nuovo il nostro uncino e andiamo semplicemente a far passare il filo, l'asolina, la facciamo slittare, la facciamo cadere come sempre, l'asolina più in basso. E continuiamo così per tutto il giro. Allora, una volta terminato questo giro, prendiamo di nuovo solo il colore più chiaro, quello con cui abbiamo iniziato, e andiamo a fare un giro intero solo con questo colore. Quindi giriamo attorno a tutti i chiodini, di nuovo solo con il colore più chiaro. Proseguiamo così per tutto il giro. Arrivati al termine del giro, di nuovo prendiamo il nostro uncino e andiamo a far scavalcare tutte le nostre asoline. E proseguiamo così.
Arrivati alla fine del giro, andiamo a slegare questo pezzettino qui, lo facciamo entrare all'interno e se volete potete anche andarlo a legare con l'altra parte di estremità del filo, tanto per essere sicuri che non vi sfugga e non si disfi. Facciamo due nodini in questo modo. Adesso dobbiamo andare a ripetere gli stessi giri, gli stessi ultimi due giri nella stessa sequenza. Quindi adesso prendiamo il filo più chiaro, lo avvolgiamo attorno a due chiodini, saltiamo il terzo, poi di nuovo attorno a due chiodini, saltiamo il terzo e così via fino alla fine. E poi col colore più scuro andremo a passare in tutti i chiodini che abbiamo saltato. Quindi una volta terminato il giro, con il filo più scuro, esattamente come abbiamo fatto prima, passiamo a riempire i fori e i chiodini rimasti liberi che prima abbiamo saltato. Voilà! Adesso prendiamo di nuovo il nostro uncino e di nuovo andiamo a far scavalcare tutte le nostre asole e esattamente come prima il giro seguente invece andremo a fare un giro tutto solo esclusivamente con questo filo qua, ok, con il filo più chiaro, quello con cui abbiamo iniziato. Quindi finiamo questo giro e andiamo a fare l'altro solo con questo. Quindi una volta fatto il giro solo più con questo colore, adesso andiamo a fare quattro giri dove alterniamo un chiodo di un colore e un chiodo di un altro. Quindi avvolgiamo il colore più chiaro, vedete, un chiodo sì, un chiodo no, lo salto, un chiodo sì, un chiodo che salto, di nuovo un chiodo sì, salto, vado all'altro chiodo e così via per tutto il giro. Adesso con l'altro colore, qui me ne restano due vicini, ma perché è questo modo. Adesso con l'altro colore vado a passare in tutti i chiodi che prima ho saltato. Voilà. A questo punto dobbiamo prendere il nostro uncino e come sempre andare a buttare giù l'asolina che si trova in fondo. E proseguiamo così per tutto il giro. Vi dicevo prima, dobbiamo andare a fare altri tre giri così con i punti scambiati, uno di un colore e uno di un altro, ma adesso dobbiamo andare con i colori a scambiarli, ovvero dove prima vedete che qui c'è rimasta l'asolina scura, adesso andiamo a fare l'asolina chiara, e dove c'è l'asolina chiara andiamo a mettere il filo scuro. Quindi semplicemente avvolgiamo i fili in ordine scambiato, ma sempre facendo un chiodino sì e un chiodino no, e poi tutto dove abbiamo saltato i chiodini passiamo con l'altro colore, ok, e dobbiamo proseguire in questo modo per altri tre giri. Quindi vedete che adesso parto con l'altro colore a fare tutti i chiodini che ho saltato prima. Poi passo a scavalcare e proseguo così per altri due giri, oltre a questo qua che stiamo andando a finire. Arrivati a questo punto dobbiamo ancora fare due giri dove andiamo a lavorare con entrambi i colori. Nel prossimo giro dobbiamo andare a lavorare con il colore scuro due chiodini e poi saltiamo al terzo. Quindi due chiodini, salto uno,
giro attorno due chiodini, ne salto uno e così via. A questo punto vado con il filo più chiaro a passare attraverso tutti i chiodini restanti. Così, e poi vado a buttare giù. Come sempre. Arrivati a questo punto, con il filo più scuro vado a fare un giro completo e poi ripeto la sequenza di questi ultimi due giri. Quindi il prossimo giro andremo a lavorare col colore scuro, due chiodini, e il terzo invece col colore chiaro, e poi un giro completo di nuovo con il colore scuro. Quindi questi ultimi due giri andiamo a ripeterli ancora una volta, ok? Adesso poi facciamo tutto il giro completo e scavalchiamo e ripetiamo gli ultimi due giri. Tutti anche questi giri possiamo andare a tagliare il colore più chiaro, rimaniamo solo più con il colore più scuro e andiamo a lavorare altri 22 giri di questo colore, esattamente come abbiamo fatto qua all'inizio, dove abbiamo lavorato questa parte qui chiara, ok? Altri 22 giri dove giriamo sempre attorno con il colore più scuro, ok? Così via. Allora, guardate, ho realizzato anche i giri, come vi dicevo, dell'altro colore. Arrivati a questo punto, vado a pescare il mio lavoro dal centro del cerchio e lo faccio uscire fuori, vedete così, in questo modo, che tutta la parte a rovescio sia uscita dal centro del nostro telaio. A questo punto dobbiamo andare a prendere di nuovo il nostro uncino e andiamo a prendere il primo giro, questo qua di inizio, vedete, dell'altro colore. Per ogni maglia di questo giro andiamo a prendere una solina e andiamo a inserirla nel telaio. Quindi vedete, vado a prendere una solina del punto e la inserisco nel telaio sempre di questo primo giro. Vedete che vado ad agganciare le maglie e le riporto qua. Ok, io procedo per tutto il giro. Ho concluso il giro esattamente come facevamo prima, sempre con l'uncino prendo la maglia che mi sta sotto il chiodino e la faccio scivolare via. Allora, una volta terminato il giro, ho tagliato una gugliata di filo, che è quello che avevamo ancora attaccato qui all'inizio, e l'ho inserito in un ago di plastica. Dopodiché, con l'ago entriamo sotto la solina che abbiamo nel chiodino e tiriamo in questo modo. Poi passiamo attorno
alla solina del chiodino a fianco, vedete, con l'ago entro da sotto in questo modo e faccio passare il filo ancora da sotto. E faccio passare il filo. E procedo così per tutti i chiodini. Una volta che avete passato il filo all'interno di ogni maglia presente sul telaio, lasciate sempre il filo con l'ago qui attaccato, ma riprendete il vostro uncino e piano piano sfilate tutte le asole. Senza paura, vedrete che non si disfa niente. Voilà, a questo punto dobbiamo allargare così la scaldacollo in modo che la cucitura resti, vedete qua l'unione, resti esattamente a metà. Quindi così, dopodiché con il filo andiamo qui a chiudere. Così e poi tagliamo. Giriamo il nostro scaldacollo dal dritto, dalla parte dritta. E voilà, questo è il risultato finale di un morbido scaldacollo in bicolore. Spero che il progetto vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia piaciuto anche l'uso di questa tecnica con i loom knitting, i telai circolari, e in un tutorial credo successivo vi farò vedere con lo stesso telaio, la stessa tecnica e tutto come realizzare il berretto abbinato, quindi proprio stessi colori, stessa sfumatura così graduale e stessa lavorazione sullo stesso telaio, quindi vi farò vedere come fare il berretto coordinato. Vi mando un bacione enorme e se provate a realizzarlo, mi raccomando, aspetto le foto sul gruppo di Facebook Mari, la mia cucinettina. Ciao!